Anche il capitolo 1 possiede un boss segreto nascosto dietro una cascata d'acqua. L'oggetto necessario per rimuovere la cascata sono le squame di Long e ora vedremo come ottenerle. Per prima cosa bisogna affrontare il re delle onde sabbiose con il suo secondo figlio. Questa è una lotta con due esiti diversi. Se uccidete prima il re, il figlio si arrabbierà e diventerà più furioso. Alla fine otterrete un pezzo di carne che vi permetterà di evocare il figlio primogenito. Nel mio caso invece ho sconfitto prima il figlio, in questo modo il padre è fuggito nella successiva arena dove evocherà il suo primogenito. Durante questa lotta si deve fare in modo che il gigante, con uno dei suoi attacchi, rompa il muro presente nell'arena. Questo rivelerà un passaggio nascosto. In caso non riusciate a rompere il muro durante lo scontro, potreste usare ad esempio la testata dello spirito anima errante per romperlo da soli. In questa arena è presente uno scrigno al cui interno troveremo le squame di Long. Queste antiche squame di Long emettono occasionalmente una scintilla, quasi a voler richiamare il proprio vecchio padrone. Credo che sia di qua, perché qua sembra che c'era l'acqua. I materiali si possono raccogliere sempre, questo è buono, positivo. Scossa elettrica. Mi sa che faccio l'impressione che devo colpire quelli. Ehi!
doppia. Però mi sono fatto male. Ehi, non grosso! La coda elettrica, se noi non avevamo la dorsale elettrica abbiamo la coda, quindi secondo me possiamo fare il bastone. Ah sì, coda elettrica, però adesso mi serve la sabbia ferrosa raffinata e la volontà. 21.000,